Prima di tutti Cappellazzo, poi live. Buonasera a tutti, Buonasera a tutti quanti, amici del Vapor Bagage. Wow, buonasera anche Enrico che ci sta guardando. Ciao Ale, ciao Inre88. Vorrei E avessi un microfono. non saluti Mirza. Non saluto Mirza. Perché? Non ho voglia. Se vuoi, si saluta da solo questa sera, Mirza, va bene? Salutati da solo e non rompere i coglioni. Esatto, che i meani non si saluta a nessuno e si saluta i fos parlongo. Cari amici, come va? Qua bene, posso dire che va bene. Anche qui. Abbiamo attivato il proiettile zona arancione al momento, quindi le nostre frontiere sono ancora libere, potete andare nel Massachusetts quando volete. Che è qua dietro E l'angolo. esatto, oggi a Conegliano è stata una bella giornata, c'era il sole. Abbiamo fatto un motocross oggi. Bello. Tutti quanti insieme. Sì, è venuto Nicola fotografo a portarmi il suo monopattino da cross. Abbiamo fatto il motocross. Che Monopattino. bello. Com'è andata la tua giornata, caro il mio bello? Andata bene, c'era il sole. Ci basta così. A posto. Ci basta questo. E questa sera una live molto interessante. Parleremo, innanzitutto c'era un collegamento incredibile con la casa più amata degli italiani e la coppia più amata, perlomeno di chi guarda queste live, la nostra coppia gay per eccellenza. Poi ci sarà beh, perché devi no, questo umorismo becero? Sono una coppia e No, è per. sono No, è anche per. molto Mi belle. è venuto da ridere sulla casa, non per altro. Ah, per la casa? No, Sì, appunto. no, per l'altro ormai. Appunto. E dopodiché parleremo di un ritorno incredibile della Blacu che è tornata. Pensavamo ce la fossimo giocata nel 2016, pensavamo di essercela giocata nel 2018, ogni 2 anni torna, ma questa volta torna in pompa magna perché ha cambiato padrone ed è uscito anche un liquido nuovo. Perché giustamente hanno provato a rilanciarla 2 volte, sembrano gli stessi, ma diceva, vabbè, già fatto. E poi ci sarà un ospitone. È da un po' che non passo a cuori. È molto male, molto, molto male. E poi ci sarà Alberto Basetta, Alb Ceschin, Basetta Ceschin Alberto. Chiseo chi questo? È il mio tatuatore. Uno che pittura. Principalmente, esatto, è uno degli amici del demonio che fa i marchi della bestia. Le persone, Vapor convinto, ciao Alebeu, Ciao Ale. Ciao Ale. Vapor convinto, ma anche musicista, dottore e quant'altro, quindi poi ce la racconteremo un pochino. Quindi se avete qualche curiosità su questo mondo, ok? Preparate i proiettili di domande. In questo momento, mentre mi cade il microfono, perché comunque ricordatevi che qua io tutta la mia attrezzatura sembra tutta quanta molto bella, ma è tutta quanta ordinata dall'Amazon jugoslavo, vecchio, vecchio, questo qua era dell'esercito russo. E a questo punto direi che possiamo finalmente far entrare i nostri altolocati padroni, anche perché se no ci licenziano. Se passa un altro minuto senza di loro. Quindi, benvenuti amici di Benvenuti. Ciao! Pare che Benvenuti. Vi ciao. metto anche in grande, così intanto posso capire perché questa non sta più funzionando niente. Come va, Prego. ragazzi? Noi bene, e a voi? Andrebbe bene, c'è solo un problema che mentre parlo io mi sento perché c'è un ritorno in cuffia. Quindi Siamo sai quello che attrezzati. stai dicendo due volte. Esatto, quindi se uno dice una cagata allucinante, ce ne rendiamo conto ancora di più. Due volte Ma la il bello sento. è che lo sto sentendo di qua e lo sento di qua. Mi pare più così. Sì, pronto? Vedi? Prova, Sandra prova. Raimondo. Funziona Sandra allora? Raimondo. Siete voi, siamo Cioè, Sandra noi e Raimondo. siamo noi. Ecco, se stiamo così tutta la sera non ho male a un dente, ma è perché così ci sento meglio. Dottor Maligno e Mister Hyde. Loro, sapete che la sera quando noi finiamo le live vanno sempre a provare a conquistare il mondo.
Ah beh, sì. Sì, adesso proprio questo è il periodo più giusto per provare a fare queste cose. Allora, comunque, effettivamente... mi consigliano che se parlo e mi sento, è normale. Per fortuna! Che loro stanno vivendo una cosa bruttissima, io l'ho provato sulla mia pelle, loro fondamentalmente parlano in live e poi circa un secondo e mezzo dopo sentono quello che hanno detto che viene sparato entro le loro orecchie. Quindi malissimo. È bellissimo. No, ma è un'esperienza mentale notevole. Proviamo anche questa avventura e poi vedremo se ce la faremo o disattiviamo tutti i microfoni. È un trip della Madonna senza prendere cartoni, praticamente. Tra l'altro, voi state una situazione incredibile, perché siete nello stesso, proprio nel contemporaneo, siete dirigenza, commessi, stagisti e facchini di Vapor Bagar. Certo, anche corrieri e trasportatori. Corrieri, state facendo tutto quanto voi due. Lì come sta andando? Com'è questa cosa? Prima Nadira avevi i capelli. Cioè, è un po' dubbioso, perché non so se rispondere bene o male, ma si sente due volte quello che sto dicendo. Quindi non capisco. No. Cioè, sto sentendo le stronzate che dico in ritardo. Quindi Nadir, vai tranquillo, tanto non ti può licenziare fino al prossimo anno. Guarda, fino a non marzo può, non è licenziato. Ragazzi che lavorate nei posti, è il momento di fare le peggio cose. Volete fare la pipì addosso ai titolari? Fatelo adesso. Che magari, magari poi gli piace anche. La golden shower c'ha sempre il suo perché. Io continuo a dirlo, ma non trovo un'approvazione generica. Però è da un po' che ci provo. Io dico, è la cosa più bella al mondo. No, è bello che... Beh, oddio, a dire dirla... per scherzo. Dirla così a fianco a Nadir, magari possono capire, possono fraintendere, diciamo. No, non fraintendono. No. A Malin piacerebbe fare la golden shower a dei capelli almeno, quindi con me... No, però, ma avere una chioma perlomeno folta. Ci sono le parrucche. Quindi ragazze con dei capelli corti, no, siete tranquille. Potete stare tranquille che non succede niente. Non vi facciamo i colpi di sole. Esatto, sono preoccupatevi. Cari che condividono, ma vedete che sono dolcissimi, che condividono anche le AirPods. Sono belli. Sì, hai visto? Io oggi gli ho chiesto se un giorno ci faranno una live insieme dentro al lettone. Allora, se arriviamo a un totale di visualizzazioni particolarmente alte, potremmo... Cioè spariamo tipo... Ragazzi, 100.000 like e vi facciamo il video. 5. Buttare il canale. No, se in live saremo in 200 spettatori entro un mese, e la visualizzazione post arriviamo almeno 1.000. Io voglio la live dal lettone dove uno legge la gazzetta e l'altro sbatte le coperte. Basta, poi sono con... una sega, però, io sono già ubriaco. No, ma non per il vino, per il ritorno in cuffia, per l'audio. Allora, riprendiamo dalla domanda: come sta andando in quel di Jesolo? I bar alle 5:40 sono il posto più popolato del mondo. Peggio di Mumbai. È una cosa incredibile. La gente che arriva... Perché? Cosa c'è? Ma è stata un'esplosione di marità incredibile. Non so perché non abbiamo fumato, giuro, Ha detto bar ed è esploso a ridere. No, si sta fermando per le cazzate che dice. Non sente che mi chiodi. Vabbè, comunque, stavo dicendo che i bar sono strapopolati. Dopo le 6 c'è il deserto dei tartari, quindi...
Giada che dici e che ti fermi perché no, mi sto aspettando anche. Cioè, sto aspettando che termina di parlare e adesso non so dire. Giusto, vabbè, perché non vuoi interrompere. Mi sembra no, non voglio interrompermi, voglio sentire fino alla fine cosa dico. No, disattiviamo il collegamento con le cuffie. Ma no, dai, è troppo bello. Vabbè. Andiamo avanti. Ma comunque la gente gira, dopo le 6 non c'è più un cane, girano i tartari, ci stanno e girano. Comunque ci stanno i tartari che girano, ogni tanto c'è qualche matto, c'è qualche pazzo che viene alle 7.35 a rompere i coglioni, cioè detto proprio francamente, visto che c'è tutto il giorno, va bene. Va bene così. Ma si sente la mancanza di Enrico? Sì, perché dobbiamo lavorare. Ah, ok. Sì, un po' sì, la sento la mancanza. Mi manca la mia spalla. Quello che non ti so dove girarmi. Dietro. Cioè, effettivamente perché mi giro e trovo Alessandro che suona la chitarra. Io stavo facendo le prove in magazzino dietro. Quando è il momento un po' tranquillo, dalle 6:30 alle 7:15 che non c'è più nessuno, io sono dietro il magazzino che provo a suonare la chitarra, a schitarrare. Quindi entra un cliente mentre Nadir lo sta servendo e sente che altro da Drio che fa din 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 din. No! Mi fa aumentare il volume della cassa in modo che non si senta. Quindi io con la gente li devo parlare tipo buonasera! Quindi Nadir serve da fuori dal negozio perché all'interno del negozio non si sente e dietro c'è quello con la chitarra. Eh sì, lui deve fare il si bemolle, il cazzo molle, maggiore, cazzo in culo, incrocia le dita. Cappe prova a scattarrare. Perché devo scattarrare? Perché? Le richieste sono. Dovete farle cioè... domani sera si scattarra in faccia e poi si prende le schiaffi. Sì, per non dire altro magari. Si sputa in mano e si prende a ceffoni. Guarda lì. Cosa stanno provando? Oh, attenzione, attenzione ragazzi. Prossima live, io canto e Ale suona. No, Nicola. Ci vuole ancora un po' di tempo prima che io inizierò a suonare in live. Ah, guarda, Nicola è bravo a cantare. Ale, secondo me, se c'è qualcuno che può trovare un'armonia con la tua chitarra, è proprio Nicola. Nicola. Cioè, qualcuno in me sente le note dove non ci sono. Possiamo chiamare in live quel giorno Mara Maionchi? La poesia. Sono assolutamente d'accordo. Datemi ancora un po' di tempo e prossimamente proveremo a fare questo esperimento. Però mi ci vuole ancora un bel po' di tempo. Pesi, barranne. E lì qua sono col triangolo. Esatto. Vedi? Dopo aver cantato con Nadir sono pronto a tutto. Nadir è stato molto bravo. Assolutamente. È stato molto bravo, tant'è che è stato contattato da Zucchero e Zucchero gli ha detto, ascolta, facciamo una roba, rincidiamola, che così non devo darla sia e a colpirla. E quindi a breve. A 300 live da Lettone, a 300 solo di chitarra e baiale. Cioè, esatto, a 300 a solo di chitarra di Ale. A 300 a solo. Ma io vorrei capire perché avete queste perversioni sessuali di vedere me e Nadir sul lettone, uno che suona il triangolo e uno che suona la chitarra. Tutto contemporaneamente, no? Sì. I mariachi che cantano. Che figata, sarebbe bellissimo. I mariachi di fianco al letto. Sarebbe una figata. Sarebbe la top live del mondo, praticamente. Dai, vabbè, comunque facciamo la sponsorizzata e ringraziamo Rubinelli Viol. Ma chiamalo. Chiama Rubinello. Aceto per tutti. Per favore.
sareste meravigliosi. Guarda, guarda che abbronzatura naturale che aveva. Quello sei tu. Prendiamo il caschetto. Quello sei tu. Quello sei manca tu. Il parrucchino però. Degli idoli. Vabbè. Amazon e via. Allora, ragazzi, facciamo uno strappo alla regola. Parliamo di svapo. Di svapo. Ti giuro che abbiamo promesso ai nostri amici, l'abbiamo promesso, quindi manteniamo la sta promessa come facciamo sempre, che parlavamo della Blacku. Okay. Ma perché poi allora, io della Blacku, perché non la chiamerò mai Black nella vita, per me si chiama Blacku e fine, se no dovevano scriverlo meglio, se volevi anche la chiamassi in un'altra maniera, eccoli là. Magari con la K finale. Esatto. Io di loro mi ricordo l'Origin e mi ricordo il Vision, però qua ne vedo uno in più, quindi cosa sta succedendo? Non ci sta. Forse voi non lo sapete, ma le persone che hanno deciso di rilanciare Blacku in Italia sono Ale e Nadir. Non è vero. Ferma tutto. Non è vero. Aspetta, abbiamo un po' di olio di argan. Sì. No, ho messo... Aspetta. Perché ho messo la cremina, mi sono rasato prima. Ecco. Ah, quindi è lucido per macchina. Spritziamo e facciamo olio di argan. E quindi questi Blacku, allora il classico Blacku, ok, il classico Blacku che è il primo che è uscito, che è l'Origins, che forse all'epoca non si chiamava neanche Origins, si chiamava Blacku e basta, che è un tortino alle fragole col biscotto graham cracker e una crema pasticcera, che era ed è uno dei cremosi con la fragola più buoni in assoluto, nel senso, quando è uscito lui, poi lui è il liquido che ha dato il via all'invasione della fragola che c'è stata qualche anno fa praticamente. Buonasera Tecnolorenz. Buonasera Igor, in live, incredibile. Madonna, anche Igor, ciao Igor. Quello lì è stato il liquido che a un certo punto tutti che facevano la fragola, cioè proprio, ma delle dimensioni di, non so, probabilmente vi ricordate meglio, quando è uscito l'Orly Mango e poi Mango. Da lì Mango ovunque, tabacco e Mango. Sprega. Mango e Mango, Mango e Rimango. E quello lì è proprio top fragola, graham cracker buono dentro. Io non credo, non hanno cambiato le ricette, vero? Mi confermi? No. Qua c'è scritto tortino di fragole, graham cracker e crema dolce. Perché sono stati bravi, così la gente non ci deve chiedere. C'è scritto. L'hanno scritto loro. Sono stati gentili. Sono bravi, dai. Sì, così non ci disturbano mentre noi dobbiamo fare le prove con la chitarra. Ma Nadine, in che formato sono? Sono shot 20. Shot. Potete anche sguancellare se volete questi. Sì, vanno bene sia per il polmonare che per il guanciale e pancettale. Il Vision, invece, Visions, è il preferito di Enrico. Mi ricordo che Enrico ne ha usato veramente una quantità imbarazzante. Ed è particolare perché dentro c'è la melata. Che adesso inviterei Cappellazza a dirci cos'è la melata. Grazie. Guarda, il caffè, noi prima abbiamo cercato su Wikipedia. È una mela e melone? No. Ecco. Assolutamente no, è ottenuta dalle api. È una specie quindi di melina. È la cacca degli insetti? È la cacca di ape. Bene. Cacca di ape. È cacca di ape, con le bacche di bosco, le caramelle alla banana e al melone, con un po' di crema. Yes. Ma dietro c'è proprio scritto cacca di ape? No, c'è scritto melata, perché è il metodo... Melata, se tu cerchi su Wikipedia, vedi cos'è la melata.
E c'è qua, e c'è scritto cacca di ape. C'è scritto cacca di ape, perfetto. E qua sopra, cacca. Lo leggi? Cacca di ape. Cacca di ape. Però leggo da Wikipedia. La melata è una secrezione zuccherina emessa dalla maggior parte dei rincoti omeotteri. Lui è rincoti? Omeotteri. Rappresenta un substrato alimentare fondamentale per la nutrizione di un elevato numero di insetti. Sei contento? Grazie. La produzione del miele. Glicifagi. Leggo perché Nicola ha commentato, penso, quello che stai leggendo tu. Ma sì, per forza. Eccolo là. Guarda, ha scritto anche Wikipedia. Vedi? La mangiano i funghi e la svapano gli esseri umani. Perfetto, ottimo. Perfetto. Facciamo una roba a testa. Io queste sono quelle cose che dico, ma secondo voi, cioè io vorrei conoscere Johnny Winchester, ok, che in Black ha detto, sai quale sarebbe una bella idea? La melata. La melata secondo me sarebbe una bella idea. Ma li sono? Sei davanti a Wikipedia, controlla, no? Controlla e poi controlla, no? È facile. Lo sto melato, melatino. È facile, e dacci la mela. Quello mi incuriosisce tanto. Incuriosissimo. Ma quindi se si utilizza il liquido con la melata, aumenta la melatonina? Certo, no. Proporzionale. Ah, dici per assonanza? Ti è, ti è ritornato l'audio. Assonanza. Asso che? Assonanza. No, c'ho Orfante. Il cavallo era. Aspetta, che questi giorni ci stiamo dedicando anche al poker ogni tanto. Sì. Al poker, grande poker. Sì, nell'arco di tempo in cui c'è il deserto dei Tartari. O del Tartaro. Da vedere questi Tartari. Come sei fatto, sì, ignorante. Comincia anche il Pokestar. Ehi. Okay. Ma soldi finti o soldi veri? No, soldi finti. Siamo poveri, ragazzi. Ah, tornando alla povertà. Pagano le nostre pensioni, tranquillo. Sì. Li abbiamo investite in un fondo chiamato Pokestar. Allora, è per questo che questo mese non arriva lo stipendio, caro ragazzi. Che abbiamo investito anche quello. Con i prossimi stipendi anche. È molto fiduciario questo fondo. Sì, in senso che va proprio sulla fiducia che prima sì, o poi... Sì. Però se quando vinciamo bene, amici, tutti quanti amici, se perdiamo sono cazzi vostri. Quando avete un 2 o un 3, andate in all-in. Sempre. In realtà sono le testine dello spazzolino elettrico. Erano fake e il ritorno è una scusa per gli effetti del vino. Sì, effettivamente sì. È una lametta questa. Allora arriviamo all'ultimo. C'è il terzo che è nuovo. Sì, che si chiama Illusions. Posso leggere la descrizione? Fai tu, Steve, perché qua stai erotica. Che scrive Blacku, perché scrive? Un'illusione delle papille gustative creerà una distorsione della percezione sensoriale. Bam! Ti sembrerà di assaporare un dolce al cioccolato bianco, tempestato da mandorle e ricoperto da mirtilli. Ma sarà davvero così o sarà soltanto un'illusione? Ciaone! Minchia, ho sentito mica pezzi. Ah? Ah? Mamma mia! Minchia, come si è fomentato? Wow! Difatti, allora, nella scatola c'è il punto di domanda. La tacchia. No. È una secrezione prostatica. Delle api, sempre anche quella. No, hanno cambiato. Hanno cambiato. È bipede. È bipede. È una secrezione di cammello questo.
Vabbè, comunque per rispondere a Enrico, che domanda chi li fa questi Black Hole, in questo momento in Italia vengono imbottigliati da Shake and Bake. La ricetta originale è americana, l'azienda l'ha acquisita Epitalia col nome di Vision, e vedremo se avranno un successo come l'hanno avuto in passato, ma devo dire che l'hanno fatto già un... Beh, noi glielo auguriamo, perché hanno già fatto... sono dei bravi ragazzi, lavorano seriamente. Cioè, in una settimana abbiamo già esaurito migliaia di pezzi, quindi comunque le prospettive sono buone. Bene, dai, bene, bene. Speriamo siano meritevoli, insomma, i liquidi. Sì, sì, allora, li abbiamo provati, sono buoni. Diciamo che questo Illusion qua, quando ho visto da cosa sapeva, il mio Kennedy è uscito dal mobiletto e mi ha detto: ehi Vez, dai che ci mettiamo in moto. Beh. Ok, perché effettivamente... Ma come ti ho guardato? Ehi. No. Ti ho fatto un occhiolino... Ehi. Come ti ha guardato prima Ale quando stavate parlando della Golden Shower? Esatto, ha fatto quell'occhietto sornioso. Ha fatto quell'occhietto, quello sguardo lanciato verso Nadir che... Sì, sì, ti ha guardato e ha detto meglio che vado bene. Però... meglio che vado a controllare il gatto. Meglio bere un litro d'acqua. Meglio che vado a bere un litro d'acqua. Però la proposta è sempre stata fatta, è che non abbiamo mai rispettato. Poi ma cosa? Che c'è il tuo terrazzo giusto, preciso, per pisciare in testa alla gente? Ma allora, c'è così volgare, ma non c'è pisciare in testa alla gente. Se vogliamo pisciare in testa alla gente, basta che ce la facciamo mentre stanno in piscina e lo facciamo. Cosa dobbiamo fare nel mio terrazzo? È un party di Golden Shower. Cioè, abbiamo il fusto di birra. Vuoi vedere? Bionda viene fuori. Poi, bionda per forza. Poi Ale avrà l'unica piscina a Jesolo, blu fluo. Blu fluo. Ah, me la ricordate allora l'altra volta cosa ho detto? Perché c'è il reagente? Eh sì. Ma hai provato a controllare che sia vero? È lui che piscia in piscina. Sì? Alessandro non c'entra in piscina. Io non vado in acqua, dove si bagnano anche gli altri. Cioè, Alessandro con 44 gradi mi fa: no, l'acqua è fredda. No, è vero. L'acqua è fredda. E accendi là l'acqua. Cioè, si butta la pasta asciutta a bolle. Secondo che vado a prendere da bere perché sto morendo di arsura. Comunque, per fortuna che almeno la muta, quando siete andati a fare surf, non aveva il tracciante dentro, se no entravi in nero e uscivi blu. No, lui ci ha pisciato. Io comunque. Sì, appunto, sto parlando con Nadir, difatti. Sì, ma lui è uno che piscia ovunque. Cioè, deve lasciare il segno dove passa. Devo seminare. È come i muratori. Pisciano ovunque. Eh beh, marca il territorio. Ma marca il territorio, giustamente. Sempre. Ma questo sempre è che... mio. Questo è mio. No, perché mi ricordo la strada del ritorno. Okay. Ma dappertutto. Anche se lo sa passare qua. Quando Ale è ubriaco e non sa dov'è, c'è il naso di Nadir. Vabbè, comunque ragazzi, sti liquidi sono buoni, portiamoli avanti, perché erano americani ma sono diventati italiani, anche perché è una cosa che ci dovrebbe rendere orgogliosi, perché gli americani hanno cagato fuori dal vaso, sono arrivati gli italiani a salvarli. Ah sì, una volta che il mercato americano era quello in Popa Magna, il top dei top, l'Italia pian piano si riprende tutto. Sempre, molto, nei momenti di difficoltà bene. Usciamo sempre, come nel 2006 al mondiale. Molto molto bene, ma la cosa figa è che si possono fare sia da polmone che da guancia, quindi lo possono utilizzare tutti. Eppure da porchetta si può fare. Eppure sulla porchetta si può utilizzare. Allora Nicola, domanda seria. L'Illusion, meglio tiro da guancia o da polmone? Io dico la mia,
Io sti liquidi qua li preferisco sempre da polmone, perché si va a scaldare un po' di più, escono di più le note cremose, robe varie. Da guancia, essendo bello comunque corposo, lo andiamo a assaporare. Sicuramente dal suo meglio, dal flavor in su al polmone. Sì, sono d'accordo, e anche senza esasperarlo. Cioè, in senso, anche tranquillamente, che ne so, cioè anche proprio super banale, su una drag normalissima, ma anche senza le resistenze da 60 watt, anche volendo con 40 watt, così secondo me già si assapora bene, viene fuori tutto quello che deve venire fuori. Sennò il rischio, non so l'ultimo, attenzione, perché l'ultimo credo sia proprio stato un po' più sviluppato qui, e quindi c'è la tendenza qua in Italia da noi di fare ricette che vadano bene un po' dappertutto. Gli americani sono un po' più polmonofili, e quindi spesso cosa succede? Succede che magari qualche nota, usandoli molto in basso, si perde. Certo è che con un anche se magari un atomizzatore di guancia, però, che ne so, un Nautilus GT con la resistenza 0,4, che ora ho cominciato a usarlo a 25-26, lui comunque scalda e si riesce. Ma io credo già, anche la 0,7 a mesh. Sì, o anche, che ne so, lo Zenith con le resistenze da un ohm, per capirci. Sì, ma qualcuno degli utenti collegati li ha già assaggiati in passato, se li ricorda? Igor probabilmente sì, le altre ragazze? Io forse ne avevo assaggiato uno, ma non mi ricordo, ma tanti tanti anni fa. Forse tu l'avevo capi, preso in fiera. A svappare, lui era praticamente già dei nonni. Tu sei troppo un novellino. Sì, nel 2002 ho iniziato a svappare. Ma dai. Che cazzo. Era il 97, bellissimo, ricordo, giocavo a FIFA che c'aveva l'intro con Song 2 dei Blur e svappavo l'attacchi e pera, ma per favore. Io però ho svappato l'Origin, che era buono, ho svappato anche il Vision, che posso dirlo, non è proprio il mio gusto. Non è proprio il mio gusto. Quello bisogna che lo dico, ma ben sapete che i fruttati puri non è proprio il mio massimo, però è a livello oggettivo, è un liquido fatto molto bene, dimostrazione del fatto è che Enrico penso ne abbia svappato un ettolitro, probabilmente. Dale dice, quello fruttato è il Vision? Sì, vedi? Esatto. Sì, sì, no, in realtà in media abbiamo venduto più Vision che Origin. Me lo ricordo, delicato ma super piacevole. Esatto. Ma difatti sono piacevoli pure per me che sto fumando solo la tachia dalla mattina alla sera. Sì, nonostante la cacca delle api è delicato. Nel senso, non è una roba forte. Non ti rimane quel sentore. Non ti rimane il culino dell'ape, capito? No. Ogni tanto mi si gonfia la lingua, però... Non punge. Se l'hanno spremuta troppo forte, anche un po' di velenino. No, a proposito di gonfiore, io mi sono fatto un bernoccolo, perché prima, per tirar fuori questo microfono che era nei meandri in camera mia, ho tirato fuori la scatola e la scatola ha rilasciato il coso per fare le cinture. Come cazzo si chiama il coso? Ah, ok. Ma che cazzo hai dentro le scatole? Cioè, il buca cinture. Sì, no, ok. No, ma dico, cioè, come sono finiti dentro? Cioè, conoscendo il fatto che tu di base sei molto ordinato. Cioè, il processo logico che ti ha portato a dire, dentro questa scatola metterò un microfono per il telefono e un attrezzo per bucare le cinture. No, allora, è che lì... Io sono preciso in certe cose, però quando stavo fidanzato la mia ex era molto più precisa di me, quindi mi faceva tutte le scatole con le cose, tipo le confezioni dei telefonini e robe varie da una parte. Poi dopo io, per renderle più utili, ho tolto qualche scatola e ho fatto un po' sì. E quindi la scatola non si chiudeva bene e me lo sono beccato qua diretto.
e ho detto: porco zio, quanto pesa questo coperchio! Invece non era il coperchio. Che coperchione, Dolores. Ma Cap e Steve, raccontateci questo vostro rapporto di screzio e di amore che avete costantemente l'ultimo mese a sta parte. Cosa è successo? La faccia di Cap. quella è la faccia di cappellazzo di quando vuol dire delle cose ma non le dice. Sì. E non le dirò. È quello, non bello. Dirle. No, è il momento per dirle. No! No! Sì. Vai Cap, apriti. No! Ascoltiamo. Racconta. No, perché per chi ci sta seguendo... Sono tipo rancoroso. C'è una guerra fredda tra Steve, tra i due Stefani. Ma non è così fredda in realtà da parte mia. No, però è una guerra un po' in sordina, perché per essere guerra calda ci deve essere contatto. No, allora, se volete io vi do una spiegazione di questa cosa. Senta che domani siamo senza ragazzi a lavorare. Le spiegazioni sono due. Okay, le spiegazioni sono due. Io le do tutte e due, ok? Ah. E poi vediamo, no? La chat, ok? Cosa decide che è la vera verità? Forum. Però okay, vorremmo sentire l'altra campana dopo di Stefano. Ok, allora io vi do due possibilità, ok? La prima è che, non avendo mai visto Cappellazzo esplodere, io sto provando a incendiare la miccia. Cioè, voglio capire qual è il punto da raggiungere per cui Cappellazzo salta in aria. Ok? Il mio ex datore lo sa. Ok? Però avete sentito che passivo-aggressivo che è? Sì. Il mio ex datore lo sa, porco stio, l'ho ammazzato! La seconda è che è pura tensione sessuale. E un giorno o l'altro, se ci capiterà di stare in negozio insieme, vedrete dalle telecamere tutto chiuso e ci troverete avvinghiati in magazzino. Come i serpenti. Come i serpenti che si accoppiano. Cioè, diamone una terza. Dalla tua capellata. Io credo sia la tensione sessuale, sinceramente. Anche... Devi dirne anche... Anche se mi sembra un po' strano, perché io la mia ragazza la vedo una volta all'anno all'incirca, più o meno, cioè in otto anni che siamo assieme. Steve aveva fatto il calcolo più o meno, non mi ricordo quanti giorni l'ho vista. Sì, io una volta gli ho fatto il conto e praticamente da quando stanno insieme, in realtà stanno insieme tipo da 3 mesi in realtà. Sì, una roba del genere, quindi la mia tensione sessuale è abbastanza alta. Sì. Quello che mi sembra strano è la tensione sessuale di Steve, che comunque la vede molto più spesso, diciamo. Quindi ho come il dubbio che lui non sia soddisfatto di quello che fa e vorrebbe cercare nuovi orizzonti. A frecciatina! Stiamo dando dei giudizi? No, sono solo supposizioni! Sono solo supposizioni! Che poi possa capitare o no, solo Dio sa. Ma come suppone questo Cappellazzo? Cappellazzo suppone pesante, eh? Io tocco piano. Sì, piano. Ecco come l'ha toccata. Allora, no, mi sembra ingiusto. Mi sembra ingiusto togliere la live, lo muto solo. Detto questo, ragazzi, abbiamo uno. però l'ha toccata, guarda che l'ha colpito. No, ragazzi, mi vuoi bene. Poi, se volete, continuiamo. Abbiamo un ospite che è tipo mezz'ora che sta. Sì, dai, poretto. Ah, così cambiamo argomento, eh? Cambiamo argomento. Andiamo oltre, perché allora mi sono fatto una croce sul cuore, che il mercoledì non bestemmio mai. Ah. Ok. Allora, cosa succede? Succede che da buon veneto, quando decido di essere estremamente chiaro, purtroppo, devo rimarcare le virgole, gli accenti, i doppi punti, i punti e virgola, e potrebbe diventare complesso, ok?
Diciamo però che se proprio dobbiamo andare a vedere, quello che chiama di più durante il giorno sicuramente è Cappellazzo. Quindi chi cerca chi, non lo so. Risponde! Bom, 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 bom. All'ultimo secondo proprio. Detto questo... Perché andrei voglio alimentare oltre la passione. Andrei ma oltre. Se proviamo a fare come Neymar per farci chiudere il canale e diamo il numero di qualcuno a caso su Twitch in diretta? Lo do io. Chiamiamo tutti un numero a caso. No, non so se sapete che Neymar ha dato il numero di Richarlison, un altro giocatore brasiliano, e non so quante migliaia di persone gli hanno mandato messaggi all'istante e l'hanno cacciato da Twitch. Che cazzo, beh. Uno dei giocatori più forti al mondo, fuori. Vai via subito. Sì, immediatamente. Io potevo provare. Se diamo il numero di Enrico Bragato, lo dirò io. Diamo il numero di Bragato? Sì. Dai. Chi è che lo dà? Chi è che si prende in questa? Lo do io. Guarda qua, Vale, sono pronto. Allora, io... per mandare un messaggio a Enrico Bragato o per fare uno squillino d'amore in questo momento, il numero è 3 6 2 6 1 3. L'ultimo numero è 166. 166 166. State attenti che chiamare Bragato costa 2 euro. Il male. Anche perché Bragato è in ferie. Esatto. Chiamatelo gentilmente alle 7 di mattina. Sì, sì. Anche per ricordargli le ferie quanto sono brutte. Anche ma diamogli anche l'indirizzo per andare a citofonare sotto casa, se per caso. Allora, via Capirami. Numero non lo so. Allora, l'ospite di questa sera, ce la facciamo? Ok, l'ospite di questa sera, cliente di che negozio? Così, tanto per cambiamo un po', perché di solito viene tutta gente che viene a Conegliano, quindi di Conegliano Feltre. Quindi continuiamo. Il mio tatuatore, per qualcuno ha notato che ho dei tatuaggi, nonché musicista, nonché insomma bestia di Satana, insomma poi ne parliamo. Alberto Ceschin, detto Basetta Alb, detto Alberto Basetta. Buonasera, ciao. Carlo. Buonasera. Ciao. Grande. Allora, voi vi conoscete, beh, insomma, diciamo che Ale e Nadir li hai già visti. Sì. Sì. Cappellazzo dal vivo non l'hai mai visto? No, lui no. Neanche in live, perché mi banna di continuo Steve. No, è come in live, però... Ah, ecco perché questa tensione sessuale. Perché si sta mettendo in mezzo Alberto tra il vostro rapporto. Cappellazzo dal vivo è uguale come in live, ma profuma di sesso. Ah. È così. E mi piacciono, e mi piacciono le frisome. E gli piace. È un personaggio così. Allora, Alberto, vieni in negozio a Conegliano da quanto tempo? Da un bel po'. Da quando è aperto il negozio, praticamente. Ecco, quindi dal 2015. Dal 2015. Praticamente da più di me, ok? Quindi è il più, è qua in questo momento è il più anziano di quelli che vanno con gli altri. Sì, sicuramente. Quindi, in realtà Alberto fa parte di Vaprovagar, sì, di tutti noi, tranne di Alessandro. Sei il mio secondo comando, Alberto. Esatto. Oh, me ne vado, ciao. Sei il braccio sinistro in quanto tatuatore di Satana. E tatuo anche con la mano sinistra. Grande. Eh sì, per rendere tutto più blasfemo. Che bello. Cioè, io credo fare un pentacolo. Si può dire pentacolo? Mm-hmm. Sì, sì, assolutamente. Tatuarlo con la mano sinistra credo sia il top dei top.
Sì, ma dai, eccitano queste cose qua, Cap, vero? Sì, eccitano tantissimo. Si è bannato da solo. Cioè, perché? Si è offuscato da solo. Si è offuscato Steve da solo. No, stavo provando a mettere a fuoco sta webcam di merda, ma niente, si è confuso. Ok, da posto. Sì, ma adesso, fra un po', se vedete un turbine di colori, sono io che la lancio da qualche parte. Io di solito provo a cambiargli la risoluzione e funziona. Sei impazzito. Beh, facciamo parlare il povero Albi, che è da un'ora che non parla. Quindi, Albi, o vuole introdurlo il buon Steve, o posso farlo io? Cioè, posso fare delle domande? Non ci mancherebbe altro. Quindi, cosa ci dici? Albi, nella vita, oltre che andare... Se chiami Albi un'altra volta, ti tatua, penso, voglio morire in fronte. Beh, se ci mette anche una croce rovescia, magari. Facciamo anche quella. Facciamo anche quella. Tatuata con la mano sinistra, sti cazzi. Oltre a fare il tatuatore, che abbiamo capito che sei tatuatore, no, oltre a andare... Chiedi con cosa svappa, perché è uno che in realtà sa, Con cosa svappi? Bravo, una bella domanda, Cappe. Con una villa e un vampire. Con la villa e il vampire Epochs. Epochs? Esatto, la combo del presidente. La combo presidenziale. Ma la villa in quella nuova? Ah, quella, no, c'è proprio quella... Vecchia. Quella, la villa in villa in... La quella combo... è un... Quella lì bellissima. È un limited incredibile. È la combo che possono avere solo due. E vedi che anche da qui cominciamo a mettere sempre di più i mattoncini, per cui è effettivamente è uno al comando che però non c'è mai stato rivelato. Perché per avere la combo del presidente... conti, no? Forte. Cosa ti stai giocando adesso? Adesso ce l'ho proprio qua. È della Karat, è Fruity Tobacco si chiama, e diciamo che penso dopo anni di aver trovato il mio liquido, perché cioè non mi stufa, è l'unico che non mi stufa. È tanto buono quel liquido. Sì. Anche se non vado pazzo per i fruttati, però quello lì è molto buono, ma molto molto buono. Nemmeno i fruttati non mi piacciono, non mi piacciono neanche i liquidi dolci di solito, infatti fumo tabacchi, però questo qua è qualcosa di diverso secondo me. Ma stai usando dentro l'Epos, stai usando una Complex, stai usando filo singolo... È un po' un problema perché non chiedono i termini tecnici. Cos'è una Complex? Stai usando una Steve, fermi tutti. Puoi mandare fuori Capelazza dal cazzo, che oggi puoi... Allora, comunque c'è una 065 di Enrico. Fine, punto. Ecco. Vorrei far notare che abbiamo anticipato la domanda che avrebbe fatto Mirza, che come al solito lui chiede sempre cosa stai svapando, quindi ho voluto subito togliere la cosa più importante, perché sennò eravamo massacrati da Mirza che continuava a chiederlo. Mi sembra che vado a pagare come la casa dei papelli. In verità Alberto è il professore Ale a Berlino. Vuoi vedere? In realtà quella di Ale è tutta una copertura per registrare tutto quanto. Chi lo sa? Io non dico niente. Chi lo sa? Allora, tatuatore è un lavoro figo, però è un po' strano, cioè non strano, però come cazzo si fa uno a dire domani cosa faccio? Faccio i tatuaggi. Se lo faccio io mi arrestano. Credo. Di base devi saper disegnare, cioè deve piacerti disegnare, devi perderci tante ore sul disegno, cioè, tuttora, cioè quando ho un attimo che ho una penna in mano disegno. Detto questo, non so neanche come possa venirti in mente come lavoro,
Diciamo che quando ero piccolo, mi ricordo ancora a 5 anni, ho chiesto a mia mamma di fare un tatuaggio di quelli che rimanevano. Ok. Perché vedevo Renegade che aveva due tatuaggi, uno sulla spalla e uno sulla scapola. Che era Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas. Ve lo ricordate tutti, voglio sperare, Renegade, perché sennò tocca cominciare a bannare gente. Lui aveva il liceo di negozio che sembra... Insomma, dai. Sì, dai, ci può stare. Quindi posso fare... No, ma una curiosità che mi viene a me è nel primo periodo... Posso fare il tatuatore anch'io? Cosa, scusami? Allora, nel primo periodo che hai cominciato a tatuare... Sì. Adesso io mi immagino tipo nel lavoro nostro, che dai un liquido e quello lo assaggia. E poi ti guarda con quello sguardo spaesato che vuol dire che gli fa da cagare. Quando ti succede con un tatuaggio? Qual è stata la tua reazione? Diciamo che non mi è mai capitato. Oddio, e spero non capiti. Ma com'è? Ti piace? E da quel giorno tipo sempre tipo maniche lunghe, anche ad agosto. No, diciamo che ci sono, le reazioni delle persone sono diverse. Cioè c'è quello che è super entusiasta, che salta, che ti dice 50 volte che gli piace da morire, che sei bravissimo e questo e l'altro. E poi c'è anche l'altro cliente che ti dice serio, bello. Però poi quando sta per uscire dalla porta ti dice ci vediamo al prossimo tatuaggio, quindi... Quelli che non danno soddisfazione come me. Sì. Ma ti dirò che... Com'è buono? Sai che a me capita, quando vado da Alberto, no? Siccome c'è anch'io, non sono solito di fare questi salti di gioia incredibili, tante volte, no? Poi prendo, no? Facciamo... Magari finiamo il lavoro, questo e quell'altro, boh, poi in realtà sono sempre molto contento. Però ogni tanto mi capita, tipo, boh, ci salutiamo, questo e quell'altro, poi tipo, salgo in macchina e penso, cazzo, però secondo me pensa che mi fa un po' cagare, no? Perché in realtà, cioè, in senso, non ho mai avuto una reazione forte, no? Alla fine di un lavoro. E quindi ogni tanto penso, no, forse non gli ho dato soddisfazione, tipo. Invece in realtà, poi, insomma, tornando sempre, a un certo punto uno se ne rende conto, dice, vabbè, allora forse proprio... forse ti piace. Però effettivamente ogni tanto ci ho pensato a sta roba e dico, forse non gli ho tanto gusto. Anche perché io ho un rapporto un po' strano con i tatuaggi, perché più o meno dico fai quel cazzo che vuoi, quindi nel senso... Ma il tatuaggio più scandaloso che hai mai fatto? Oddio, più scandaloso? Cioè nel senso che lo guardavi e dici ma che cazzo si vuole tatuare questo? Probabilmente un mio cliente... Il segno dell'infinito. No, ne ho fatti tanti segni dell'infinito. Un mio cliente una volta mi ha chiesto di tatuargli sulla gamba il logo di un'azienda che produce, che imbottiglia acqua praticamente. E lì non ci ho trovato un senso. Acqua panna. Che tipo acqua panna. Perché? Si chiama Evian, tra l'altro, la marca dell'acqua. Ah, Evian, sì. Ah, ok. Beh. Vabbè, si è dato un tono, comunque è un'acqua da ricchi. Sì, esatto. Sì, niente da dire, però non ho capito il senso. Per fortuna... No, adesso devi parlare, capo. Per fortuna non si è tatuato Durex, perché sennò gli era un goldone da testa di piè. Dopo poteva chiedere... Questa cappa se l'ha preparata stamattina, eh. Guarda che faccia la pesce adesso. Guarda che roba. Volete rompermi i coglioni? Ma no, perché? Quindi posso venire a farmi tatuare il logo Lidl? Ma assolutamente. Beh, lì sei il capo. Assolutamente. Beh, se non lo fai tu, chi è che lo deve fare? Per ricambiare... Ma è molto particolare, cioè, riuscire a capire comunque un po' la fase iniziale, come è stato poi approcciarsi e capire che era il tuo lavoro. In realtà, cioè, mi è sempre
Io comunque il primo tatuaggio l'ho fatto circa 10-12 anni fa, quindi di base mi sono sempre piaciuti, ci ho sempre pensato, l'ho sempre visto come un bel lavoro. Forse mi sono un po' convinto che potesse essere il mio futuro quando una persona che ho conosciuto mi ha chiesto di disegnargli, di fargli un disegno che poi se lo sarebbe tatuato. Mi aveva detto che aveva provato a farselo disegnare da vari tatuatori, ma non gli era piaciuto, del mio è rimasta super contenta e poi diciamo che mi ha dato l'input, mi fa: ma perché non lo fai per lavoro? E lì poi ho cominciato a girare fiere, a guardare, cercare studi dove mi hanno sbattuto le porte in faccia praticamente tutti, e finché ho comprato la prima macchinetta ho provato sulle mie gambe e niente. Poi riesci a mandare, diciamo, qualche un tatuaggio che mi ricordo bene. Cosa? Sì. Se Steve manda qualche tuo lavoro nel frattempo. Ah, ok. Un lavoro che mi ricordo molto bene, appunto, è stato sul mio migliore amico, il primo tatuaggio che ho fatto a una persona, cioè che non fosse su di me, che diciamo che ci ho messo tipo 4 ore per fargli una monata grande così, però è venuto bene e niente. Però andate tutti a seguire Instagram di Alberto subito. Poi da là si parte dal piccolo, ovviamente sempre sapendo cosa puoi fare e cosa non puoi fare, c'è sempre una crescita, c'è sempre un continuo migliorarsi ogni giorno. Ma riuscire a trasformare poi il disegno sulla pelle è tanto difficile? A volte sì. Che figo questo. Cioè, non il disegno, più che altro l'idea che ha una persona che molto tantissime volte non riesce a spiegare. Che bomba! Ma il tuo stile, com'è che si chiama? Scusami che non mi viene... Ma si chiama stile tradizionale, volgarmente chiamato old school, cioè vecchia scuola. Erano un po' i tatuaggi con lo stile che facevano i marinai una volta. Ah, ok. E hai solo, hai solo questo stile o ti fanno richieste anche per altro, diciamo? Di base credo che un tatuatore debba saper fare qualsiasi stile per essere un tatuatore. Poi diciamo che io non è che preferisco, perché mi piacciono tutti i tatuaggi in generale, tutti i tatuaggi sono secondo me importanti per tutte le persone. Però... diciamo lo stile forse che mi piace di più è questo, è l'old school, il tradizionale, e quindi ho deciso di creare una pagina con tutti i tatuaggi, diciamo, che disegno io da zero e in stile tradizionale. Allora, abbiamo una domanda. Maci ci chiede il tuo tatuatore preferito, il tuo maestro, il tuo punto di riferimento. Allora, io ho vari punti di riferimento, diciamo. Allora, forse il primo tatuatore che in realtà... Che è questo! Il primo tatuatore che è una tatuatrice, in realtà, che è stata proprio... cioè, lo è tuttora un'icona per me, che non ho mai conosciuto e spero di conoscere, è Miss Arianna. Di Rimini, mi pare che abbia lo studio a Rimini. Che i suoi tatuaggi mi hanno fatto innamorare di questo stile, diciamo. Ma una cosa che io sono ignorante, come in certi settori, tipo nel mondo dei tatuaggi, ci stanno degli stati in cui sono molto più forti. In realtà
al giorno d'oggi, cioè, si è sdoganato talmente tanto che, cioè, tutti i tatuatori sono aumentati di livello e sono arrivati tutti alla pari, quindi ti trovi magari che il tatuaggio italiano magari è fatto in maniera leggermente diversa da un tatuaggio americano, cioè i tatuaggi che fanno in America, però diciamo il livello tecnico è lo stesso. Ok. Diciamo, ecco, sì, forse i tatuatori italiani sono un po' più ricercati all'estero perché l'Italia comunque, rispetto a tanti altri paesi, ha una storia lunga riguardo l'arte, diciamo. Notte bistecca. Che figo. Ma lo studio dove ce l'hai, Alberto? A Conegliano? Lo studio, io lavoro su uno studio che non è di mia proprietà, sono in proprio, diciamo una parte di studio in affitto. È a Corbanese di Tarso, è a 4 km da Conegliano. Beh, gli affari come vanno? Sei ricco? Magari. Sei ricco, diciamo, ma si mangia subito. Ma si mangia con i tatuaggi? Sì, si mangia. Diciamo, sto anno è stato duro per tutti, dai ristoranti a le palestre, al mondo al mondo dei tatuaggi, i centri estetici. Credo che sia un anno un po' di merda. Un po' di merda, se si può dire. Ma tanto Cappe, lui prende il suo bello stipendio. E tanto Cappe è statale. Sì, madonna. Madonna. Ma quindi, poi adesso è protetto, che non può essere licenziato. Madonna, aprile, primo di aprile, statalissimo. Guardati che al Venere finisce a mezzogiorno, proprio statalissimo. Il primo di aprile Alessandro si presenta così: tiè, ecco qua, ecco il contratto, ecco a posto, a posto. L'importante è che arriva il TFR e sei a posto. Il TFR, visto che è statale, ma hai già investito il tuo TFR. A parte gli scherzi, è tutto in paperone, come quello di tutti i ragazzi, ogni mese va a finire su un fondo mediolanum e vengono investiti in borsa sul serio. Non è uno scherzo, ma è la pura verità. Sì. Sono tutti quanti tipo nel Burgundi, queste robe qua strane. Sì, loro sono là, tutta roba alto rischio. No, alto rischio no, medio rischio. Vedi anche là, ma i tatuaggi si possono fare ovunque, perché se no ti facciamo fare una sessione in negozio. Scusa, non ho sentito bene, scusami. Dico, i tatuaggi volendo li puoi fare ovunque. Ah no, perché magari ti mandiamo a Treviso a tatuare Stefano. Io sarei contentissimo. Magari si potesse. Purtroppo ci sono un sacco di norme igieniche giuste che vanno rispettate. Assolutamente non si può, cioè devi avere un locale adibito apposta a far tatuare. Ma scusa, ma quando vengono fatte le fiere? Vabbè. Siamo già capiti. Sì, non so se mi va. Non so se vorrei parlarne a riguardo. No, è una, cioè, nel senso, è una questione, dico, cioè, è giusto quello, cioè, quello che dici te, quello che dice la normativa, perfetto. Però immagino che se puoi allestire un capannone per mettere dentro 10.000 persone e tatuare in sicurezza, tecnicamente uno con le rispettando le normative alla stessa maniera dovrebbe poterlo fare anche da un'altra parte, credo. Diciamo che le fiere non sarebbero al massimo della legalità. Ah, ok. Però quando ci sono dei bei giri di soldi sotto, allora va bene tutto e si fa tutto. Potremmo scoperchiare il vaso di Pandora con questa cosa. Potremmo far saltare in aria tutte le fiere d'Italia, tipo così. Guarda, che in realtà stanno continuando a fare le fiere solo perché non è arrivato Brumotti.
Esatto, non è arrivato zompettando per un modi. Ehi, ehi! Ehi, ehi! Ma cambiamo. Albi, ti va una delle prossime dirette che faremo? Verrò a tatuarmi da te e faremo partire la live. Magari noi sottofondo e loro intanto continuano a fare la diretta. Se vuoi. Mentre tatui i capezzoli di Ale. In realtà Ale già tempo fa mi ha confessato che avrebbe voluto farsi tatuare da Alberto. Beh, se per me si può fare. E cosa gli tatuiamo a Madin? Guarda Albi, prendi già ispirazione, ecco il prossimo tatuaggio, vedi? Guarda che lo preparo, eh. Qua sul cuore! Nucoglione! O come... Tipo come ha fatto Steve-O. Una roba del genere. Esatto, sulla schiena. Sì. Non la vuoi tatuare una cappa da cazzo? E poi in effetti ci sta, e farmi una dir non è difficile, almeno i contorni vengono subito. Se Nadir si taglia la barba è ancora più facile. Ma la domanda quale servono sulla cappella Sistina una bella 18 cm in base alla zona d'Italia. Scusami, quanto fanno male i tatuaggi? Qual è la zona dove fanno più male? A parte quanto fanno male. Non so, io vengo da Catania. No, ma io mi immagino, scusa, se sei tipo a Napoli e robe varie in Sicilia, cioè c'hanno tutti la mamma, la nonna, la famiglia tatuata, cioè no, Maradona. Magari una volta sì. Io mi immagino così. Adesso no. Ok, dai, hai fatto un passo in avanti. No, ormai è sdoganato il tatuaggio, cioè non esistono più queste cose. Io Ale comunque lo vedrei, tipo, sai i tipi quelli che non si vedono il tatuaggio, cioè che sembrano proprio puliti, belli, poi si tolgono la maglietta e hanno la camicia, tipo la camicia giappo. Fagli la camicia old style. A quadrettoni. Sì, ma di chi sta parlando? Di Ale. Comunque guarda che Ale è sotto la maglietta. Perché, sennò mi sembra... perché stiamo parlando del tuo tatuaggio. Ma è perché siamo in Veneto. In Veneto è sempre nominato Dio. Ah! Ma in che forma, Cappe? In che forma? In che questo forma? Momento è... Purezza. Non te lo... Santo. Santo. Ma Alberto, quanti tatuaggi hai? Io? Zero. Non lo so, ho perso il conto. Credo una 60. Camadosca. Camadosca. Sì, ma tutti piccoli. Sì. Tu una dirai, i tatuaggi? Io zero. Zero? Avevo zero. Proposto in Portogallo, a Lisbona, di farne uno tutti assieme. Sono in crisi. Si è rifiutato. Ha fatto più dei niente. No, devo ordinare il Pai Thai. Quando ha detto guarda che bello studio, andiamo a farci un tatuaggio tutti quanti insieme. No. Ho detto guarda, ci stanno chiamando per mangiare. Senti, chi è che ci chiama? E oltre ai tatuaggi, attenzione, Alberto adesso a novembre, in teoria, dovrebbe uscire il suo primo singolo su Spotify. Il 27 novembre. 27 di novembre, quindi attenzione, perché voi pensavate che fosse finita qua. In realtà... Ah, perché canti? Cosa? Non ho capito. Ti dico canti? No, in realtà le mie canzoni non hanno la parte vocale. Faccio tutto, ma la parte vocale no, non canto. Beh, abbiamo... È un genere abbiamo un po' particolare, è solo strumentale.
Avete presente tutte quelle robe anni 80 synthwave che ascolto io in negozio? Tipo quelle dei giochi, roba del genere, può essere. Quella roba là, sì. Figo! Esattamente, fa quella roba lì. Fa quella roba lì e insieme ai ragazzi del The Central, lo studio, quello di registrazione, che c'è lì a con il vicino Conegliano. Esatto. Finalmente riesce ad uscire. Con che nome? Legacy of Pascal. Ha tutto un senso. Io non ho idea di che cosa state parlando. Neanche a me. Io sento metà, sento un gufo e sento una cuffia. Bene, 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 bene. Ah, come Steve ci dà un attimo un'idea. Come la descriveresti il genere che fai? Come lo descriveresti per fargli capire di cosa stiamo parlando? Avete presente Beverly Hills Cop? Il film? Sì. Ecco, tutte le musiche che ci sono su quel film, prendile, mettile assieme e viene fuori il genere più o meno che faccio io. Steve, tutte, facci... diciamo, le canzoni dei film anni 80. Da Karate Kid a Terminator. Diciamo, le colonne sonore di quei film lì sono... Ah, insomma, ci vuoi far vivere la nostalgia degli anni 80? Esatto. Vecchio. Gli anni 80 sono il futuro. Ma che anni sei nato tu, Albi? No, io sono nato dopo gli anni 80. Però... non so, sono venuto su con quei film là che facevano vedere su Italia 1 e quindi, non so, c'è qualcosa che mi piace. Aspetta qua, dico, se ti portano un disegno, se gli portano un disegno... Li abbiamo visti 850 volte perché erano sempre gli stessi. Esatto. se gli portate un disegno ed è tatuabile, probabilmente ve lo tatua. Basta che non sia il segno dell'infinito. O le stelline? No, stelline 3 però. Stelline 3 sulla caviglia. Io ho visto l'altro giorno che c'era quel tatuaggio incredibile, no? La compilation di tutti i tatuaggi, tipo che ci sono le stelline che diventano il simbolo dell'infinito, che diventano le rondini, che diventano le note musicali. Mamma mia. Tutto insieme, tipo. Ecco. Ma quella è la combo. Quella è la combo, esatto. È come quando impari a fare le ultra quando giochi a Killer Instinct su Nintendo 64. Che fai le ultra e con una combo riesci a uccidere tutti. Basta. Lo siamo giocato, penso, 100 parole fa. Ma se ti entra uno che ti chiede voglio farmi le stelline o il segno dell'infinito o roba del genere... Gliele fai giustamente, però quante bestemmie, certo, tiri capi, prima. Come quando entrano da te. Io vorrei Red Aster. Cosa fai? Lo mandi cosa via? Fai? No, ma io do. Perché no? Io... È buonissimo Red Aster. Come la stessa no, cosa? Io sinceramente no. Cioè, almeno che non sia un lavoro che non riesco a fare, cosa che è capitato qualche volta... Però cioè, se una persona piace e mi dà un motivo per farlo, perché no? Cioè, ma c'è tipo un tatuaggio che più ti è rimasto in mente, che hai fatto? Dici, ma però... O non so, un aneddoto particolare? C'è stata una signora di 84 anni che è entrata in studio, credevo... Siccome è già capitato che vengano dentro le signore di una certa età a dirci su che siamo dei delinquenti, che roviniamo la gente, che roviniamo i figli. Te me la rovina, me ne volo! Esatto. Grazie signora, alla prossima! Ero già pronto e in realtà mi ha stupito perché mi fa... È morto mio marito.
finalmente, e voglio farmi un tatuaggio. Era un po' strano. Voglio farmi un tatuaggio. Cosa? È il numero di quanto che goccia Pine Sky quando che sei morto. No, no, in realtà no. È che suo marito era altamente contrario. Non ho mai capito se alzasse le mani a casa, quindi... Te scarabocia i fiori. Quindi se probabilmente si fosse tatuata, non sarebbe finita bene. E niente. Mentre la tatuavo, mi diceva che era il suo sogno, perché un amico di suo papà faceva il marinaio quando era piccola. E ogni volta arrivava a casa che c'aveva questi tatuaggi, queste cose, e lei era affascinata. Però non aveva mai avuto il coraggio, diciamo, di farlo. E a 84 anni si è deciso. E cosa si può chiedere, cosa si è tatuata? Ma cosa si è fatta? Beh, si è fatta 4 tatuaggi. Non nella stessa seduta, col tempo. Però il primo tatuaggio mi ha chiesto una rosellina, non tanto grande, a colori, rimasta contentissima. Poi ovviamente una persona di 84 anni ha una pelle diversa, quindi la rendita sicuramente viene un bel tatuaggio, però bisogna stare un attimo più attenti. Cioè, deve essere anche una bella soddisfazione comunque arrivare a fare un tatuaggio a una signora. Sì. Un sacco. Minchia. Bravo. Quindi vuol dire che prima o poi riusciremo a tatuare Nadir. Te l'ha fatto la signora. Sì, preparati, a 85 arrivo io. A 85? Quando avrai la pelle un po' ringrinzita, ti faremo un mini tatuaggio, ok? Che sarebbe la faccia di Alessandro, che quando tiriamo la pelle si ingrandisce. Quando lo tiriamo, di tutto. Quando avrai la pelle di uno Sharpei, cioè, vabbè, tutto, però arrivare a avere la pelle di un Sharpei vuol dire esserci fai male. Insomma, ognuno invecchia a sua maniera. Mio padre c'ha un tatuaggio qua. Da carcerato proprio, il classico cuore fatto malissimo. Ah no, ok, pensavo i 4 puntini. Non so puntini. Chi è che l'abbia fatto, ma in modo artigianale. Con ago e china. È come quelli che aveva mia moglie una volta. Come quelli che aveva che mia morosa, sì, bruttissimo. Li stiamo coprendo. Grazie ad Alberto che ha sempre fatto dei lavori egregi per coprire i tatuaggi ad ago e china che c'ha mia morosa. Che sembra veramente che sia stata in carcere. Sì, quelli un pochino sì. Scusa se ti chiedo, dato che sei del settore e anche sei tatuatore, ma quanto male fanno i tatuaggi quelli fatti tipo dei giapponesi con il bastoncino e il martein, diciamomi? Il martein? Allora, ci sono due tecniche di tatuaggio, diciamo, fatto a mano, senza macchinette. Allora, quelli giapponesi, che è una tecnica, non hai il martelletto. Quelli che dici tu sono quel tatuaggio polinesiano. Ah, ok. Che era fatto tra l'altro con... Non usavano aghi, ma usavano dei denti, dei bastoncini con dei denti di squalo, perché sono molto affilati. E fa molto, ma molto male. Perché viene fatto punto per punto, è molto lenta la cosa, perché io non ho mai provato su di me. Ho visto dei tatuatori della Nuova Zelanda farlo, però... Non hai provato perché non sei scemo? Esatto. Ok. No, ma perché non mi appartiene quello stile, più che altro. E ho visto gente con la febbre il giorno dopo, a 40. Perché... Ma il risultato in finale è identico a quello della macchinetta o è totalmente diverso? No, è diverso. Cioè, allora, se lo guardi da 2 metri, 3 metri, ti sembra quasi uguale. Se lo guardi da vicino non è uguale. Perché quello fatto con queste tecniche non è preciso. Cioè, anche le linee non sono definite proprio come avere una macchinetta. La macchinetta è la versione moderna di quello stile di tatuaggio.
E beh, anche perché sarà una questione banalmente, la macchinetta quante rotazioni fa al minuto il motorino, cioè sarà una roba mostruosa. Oddio, non lo so, ma tantissime. Cioè, in senso, quello smanetta via, povero giapponese, cioè, o si prende le metanfetamine, se no non ce la fa, andare via così. Quindi, punto dovrà anche mollare per le bestie. Quindi è solo per il gusto di dire io sono il più figo, me lo sono fatto fare col bastonetto. Diciamo che la gran parte delle persone che se lo fa fare sì. È una passione. Secondo me, se cioè un conto è prendere, andare in Nuova Zelanda o dove che sia, e farselo fare lì a rischio di prendersi malattie e tutto, e farlo con un senso, cioè da delle persone che fanno solo quello, hanno sempre fatto solo quello, e per loro il tatuaggio è quello, e di conseguenza sanno anche come, cioè, cosa farti, come è un'altra cultura completamente diversa, cioè è proprio un'altra concezione di tatuaggio di quello che conosce la gran parte della gente, diciamo, adesso, in questi anni adesso. Possiamo dire che se te lo fa uno di feltre, cioè adesso dico, no, non so adesso se a feltre c'è uno che fa tatuaggi polinesiani, perdonatemi amici di feltre che fa dei tatuaggi polinesiani, sei un po' un poser, cioè che cazzo stai facendo? Cioè, che cazzo vuol dire? Cioè, che, no, ci sta, se dici ok, te lo fai là, ok, se no, che stai a fa? Usa macchine da fare i coglioni. Boh, non è che non sono contrario a queste cose. Sono un po' contrario a quello che va a pagare fior fior di soldi a farcelo qua, appunto per vantarsene. Perché a me, sinceramente, a me proprio da tatuatore non me ne frega niente di vedere uno che si è fatto, anzi preferisco guardare un tatuaggio che ha fatto bene. Anche che comunque livello... volendo, pagando, due martellate gliele dai anche te a uno. Esatto. Non è un problema, gli fai il tatuaggio, poi gli cacci due martellate sul femore e va bene, cioè si può fare. Anche perché a livello monetario penso che questo metodo sia il triplo del costo rispetto a farselo... Non so dirti, non so, cioè non ho proprio la più pallida idea dei prezzi, di come possono essere. Beh, anche costasse uguale, chiaramente ci vuole di più, quindi ergo mi costa di più, a forza. Cioè, non è possibile che la stessa roba te la fa nello stesso tempo con cui tu riesci a farla, sì, con la macchinetta. Per ma farla ci metterà 10 volte di più. Considera che non è un tatuaggio che fai piccolo, cioè quello lì. È un tatuaggio ornamentale, diciamo, cioè tu vai a coprire una grossa parte del corpo, perché di solito fai o tutta la parte inferiore della gamba o tutta la gamba, o c'è addirittura gente che si fa metà corpo così, cioè quindi il tatuaggio più piccolo che puoi fare è metà di un arto tutto attorno, quindi comunque per forza è lungo come... Io soffri tanto o niente? Esatto. Ci volete vai là e te hanno smarteato e ti dice ok, fatto. Io ho sofferto tantissimo con la rotativa, non voglio immaginarmi con questo. A tutti quanti. Com'è? Ha detto che... Alessandro, vi darebbe tante smartellate così, tanto per divertimento. Vabbè, ma tu apri un centro smartellamenti, guarda che arriva la gente a farsi le martellate. Se l'omino in Germania mettendo un annuncio ha trovato uno da mangiare, se quello in Germania mettendo un annuncio sul giornale ha trovato uno da mangiarsi, tu se metti un annuncio trovi uno a prendere la martellate. È palese, per forza. Quindi metti un annuncio, offri qualcosa in cambio, tipo sofferenza o martellate, ti prendo martellate e ti pagherò in altre martellate. E vedrai che uno... Cioè, è un po' bello. Siamo molto contenti di avere comunque dei clienti che sono anche artisti. Perché solitamente a conosco sono ignoranti. E perché il Vardale? È proprio artistico, sopraelevato. Ma perché quando che ha detto conosco solo che ignoranti e Gavardale? Fammi capire.
pure cosa gli imposse per conferma. Ah, ok. No, perché sa... dalla cuffia, ma se sente no, dalla cuffia sempre i malins stanno facendo una fatica a parlare con questa cosa delle cuffie, cioè io mi vedo proprio in difficoltà, ragazzi. Un'ora e mezza è veramente un'ora e mezza, proprio, proprio finiti. più stanchi che mi fare, sto sciogliendo piano piano. Probabilmente quando la live finirà e si toglieranno le cuffie, ancora sentiranno il ritorno. Devono sentire il rimbombo delle cose. Mi bevo. Bevi i fondi. Vecchia l'amora. Ragazzi, tocca chiamare Rubinelli, Vaiol, che si è finito qua. E vai di Bepantenol. Bepantenol, sì, cosa si mette? Il Bepantenol per guarire. Anzi, sì. in realtà io e Alberto abbiamo sperimentato una pellicola incredibile che la metti e non la togli mai più e ti fa guarire il tatuaggio. Io ce l'ho ancora. È un anno che te lo so, è una pellicola incredibile che ti fa guarire per sempre. E guarisce tutto, ti tagli, metti quella pellicola sopra, la lasci là per tutta la vita e sei a posto. L'abbiamo una provata, volta. È bellissima. Sì, davvero. Si colpa a me, avevano messo una pellicola adesiva, può essere. Cosa puttanata, oddio, sì. Dici, vai, perché lo so che è quella, vai. No, mi avevano detto, metti questa pellicola, perché siccome lavoravo in cantiere mi entrava tanto sporco nei vestiti, giustamente, eh? Non è che sia il massimo, insomma, dopo un tatuaggio che ti entra lo sporco. Mi hanno detto, metti questa pellicola adesiva, che è bellissima, cioè, vedrai, è una figata. Un mal pa' cavarla. Un male, un no, dolore ma assurdo. Ma stronzo ti ha fatto un giro di scotch trasparente. No, erano rettangoli praticamente adesivi da appiccicare. Non è guarito un cazzo, perché non è guarito un cazzo, ha fatto un male bestiale a toglierla. No, perché bisogna mettere la crema sopra il tatuaggio e sopra la crema mettere quella. Perché sennò si appiccica il tatuaggio e sono bestemmie poi. No, ma io ho messo la crema, è che poi la crema si è asciugata. Perché no, ma la pellicola, no, se tu metti quella e poi metti la pellicola, non si scioglie la crema sotto. Se metti quella pellicola, però a un certo punto la devi tirare via. Io poi lascio solo ma stella d'oro, partivo e siede mattina, tornavo a casa e siede. Che hai? Qual è? Cosa? Cappe, il tatuaggio che hai, quello più grande. Ah, scusa, pensavo stessi parlando con Alberto. No, qua sul petto ho un biomeccanico. Faccio vedere. No, c'ho gottuta a termica sotto, gottuta non che fa alzarlo. Ma no, è brutto. Sì, perché lui sta in nord. Vabbè, non ce n'hai una foto del trio meccanico, là? Gli hai termi? Non credo. Non mi sono mai fatto una è venuto così male? No, è fatto da Fabretti, non è venuto male, è venuta una figata assurda, però non mi sono mai fatto una foto, sinceramente, del tatuaggio. No, non sono così. Guarda che servono a quello, vecchio. Cosa te ne frega? Certo! Siamo con le foto. Non lo sapevo. Che coglione. Non lo sapevo che servisse per questo. Sei proprio un coglione. Cioè, non so se ho qualche foto di sfuggita al mare, ma non credo. Si ti hanno paparazzato in spiaggia? Cosa stai provando a dirci? Ti seguono? Certo che... sto guardando, no. Ma Ale, qual è il tatuaggio che... Tipo, vorresti fare, ma sai che non farai mai. Perché è troppo. Cioè, tu dici, cazzo, sarebbe figo, ma è anche a massa. Ma sostanzialmente... cioè, una delle cose che mi piacerebbe di più sarebbe il tatuaggio sulle mani. Ok.
però inizia a essere un po' adulto ed è uno stile che non mi appartiene particolarmente. Però sarebbe una delle cose che mi piacerebbe di più. Aspetta che sento le tue cagate due volte, non ce la faccio più. Però intanto sto cercando di vedere. Mani, potremmo essere a posto. Potremmo postare le foto dei nostri tatuaggi? Potete fare quello che volete, assolutamente. No? Gli diamo il permesso di postare le foto dei loro tatuaggi? No, qui non si vede. Niente. Ma l'età della gente tatuata è diminuita in modo drastico o sbaglio? Diminuita in che senso? Cioè... Che la gente comincia a tatuarsi prima. Sì. No, in realtà no. Cioè, una volta... Cioè, io ti parlo rispetto a 4-5 anni fa, forse c'erano più giovani che si tatuavano. Adesso ho tanti clienti attorno, da, diciamo, dai 35 ai 55. Quindi forse si è alzata l'età del tatuaggio. Quei coi skei? Sì, giustamente. Perché sennò vai dai tuoi amici che lo fanno a 2 euro per provare. Sì, beh, gente che prima non poteva tatuarsi perché al lavoro non ci poteva andare, sennò... Sì. Diciamo che tanti giovani, vedo che adesso ci sono sempre più tatuatori e non sono tatuatori, più gente che scarabocchi altra gente a casa. E non fa bei lavori, però dicono che si facciano pagare poco, e quindi il ragazzo di 18 anni, di 19 anni, cosa fa? Siccome non ha soldi perché va a scuola, va a farselo fare dall'amico a casa. Sì, ma tanto quelli là, fra 10 anni, vengono a te a farsi sistemare. Sì, sì. Dopo vengono appunto. Guarda Stefano. Ma è la foto a profilo che hai su Grindr? Quella? Sì, però qui non era ancora finito, e non è ancora finito, a dire il vero. Ah, ok. È una di quelle robe che non finirà mai. Ma tipo, è la foto a profilo che c'è sul sito omosessuale? Sì, su Grindr, sì. No, ne ho un'altra su quella. È più croccante. Prendimi sulla scrivania.com. E sono appoggiato sulla scrivania anche. Ho una lingerie in pelle anche. Non ve ne go altri. Non so se Dio progettare. Scusate, noi abbiamo problemi tecnici nel frattempo. Le foto che uso sulla casa di Pornhub Premium. Avete qualche domanda da fare ad Alberto? Se no, altrimenti io congederei lui e di seguito i nostri amici che ci seguono. Mutismo. A posto, quindi prendo in mano la situazione, perché si aspetta che ci siano i due babbuini di casa Malin. Stiamo qua fino a venerdì, prima che riescano a riavere nuovamente le loro capacità intellettive. Quindi detto questo, io ringrazio Alberto per essere stato con noi. Ringraziate Alberto. Grazie Alberto. Bravi, grazie Alberto. Grazie. Scusaci Alberto, ma siamo un attimo in un momento di impasse. Grazie Alberto. Ci vediamo in negozio. Per chi vuole andare in tattoo, c'è una domanda sulla schiena. Se dal petto arriva alla schiena, parti, perché il lago era troppo lungo. Detto questo, secondo me sul petto, ma risponderà Alberto. Dimmi. Vi chiedono se dà più fastidio il tatuaggio sul petto o sulla schiena. Allora, ti direi sul petto. Dipende però. Ci sono dei punti del petto che sono sopportabili, degli altri punti che fanno parecchio male. Sulla schiena uguale, perché tutta la parte alta della schiena, a parte sopra la colonna vertebrale, è abbastanza tranquilla la cosa. Sulla zona bassa della schiena invece si sente parecchio.
Detto questo, se volete la risposta vera, prendete appuntamento ad Alberto, andatevi, fate un tatuaggio sulla schiena, un sul petto, e poi ce lo saprete dire voi direttamente. Di vostra sensazione. Quindi, andate a seguire Alberto sull'Instagram, se non l'avete già fatto, perché sennò siete dei poverini. Grazie Alberto, ci vediamo in negozio. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao Alberto. Ciao, 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 ciao. Ciao Alberto, grazie mille, grazie. Basta, non c'è più, possiamo stare qua a aspettare te. Eccoci qua. Allora, ragazzi, detto questo, avete qualcosa da aggiungere? Perché qua abbiamo in un degrado incredibile. Hanno perso ogni capacità cognitiva. Spero che da dire riesca a ritornare a casa. Queste cuffie qua, perché questo sistema delle cuffie li ha disintegrato. Gli ha disintegrato perlomeno un 80% delle... Tra l'altro io vorrei dire a tutti che per fare questa live io adesso devo cercare di uscire di casa e non farmi arrestare. Urca! È vero! No, non ci dormo! Urca, è vero! Le nanne sul lettone! No, anche perché c'ho gente che mi aspetta a casa. Ah, ok. Che anche i carabinieri. Esatto. C'è la gente con i lampeggianti. C'è la gente con i lampeggianti che ti aspetta a casa. Quindi niente, ragazzi, salutiamo i nostri amici di Casa Malin, salutiamo Cappellazzo. Cappellazzo saluta. Ciao a tutti. Oh, per chi vuole venire a Jesolo, noi siamo presenti a On the Road, esatto. in Jesolo tutti i giorni, 9:30, 13, 15:30, 19:45, perché sono gli staccanovisti, e la domenica dalle 10 alle 13, dalle 15:30 alle 19, mentre gli altri negozi, no, la domenica 19:30, in realtà dopo, però sti cazzi. E seguiteci sui social. Domani sera secondo ed ultimo episodio della Live Pirata, perché in realtà torna Enrico, e non perdetevela, perché ci saranno delle grosse novità e sono talmente nuove che non le faremo mai più. Quindi, detto questo, ragazzi, basta, Enrico non può andare in ferie, è già tanto che è andato in ferie una volta. Giusto, amici della dirigenza? Assolutamente sì. Finito. Mai più. Spero che tutte le sia godute, caro. Questo, ragazzi, io vi auguro una buona serata. Seguiteci sulle cose, tranne, mi raccomando, ricordatevi di non seguirci mai sotto casa. Quello è stalking ed è illegale. Ciao a tutti, vi voglio. Ciao. Bene.